Flavio li ha fatti impazzire. Così non va bene. Per nulla. Danzeranno fino a perdere i piedi. Basta, Mereluca, ti prego! Mi spiace, è solo che era un'anima gentile. Una volta mi fece curare un cane finito in una sua trappola. Che gli è successo? L'ho già visto accadere, a Siwa. Sto cercando il diretto responsabile, Flavio. Il proconsole. Quel figlio di puttana ha ucciso mio figlio, distrutto il mio villaggio e ora marcia su queste terre con la luce di Amon-Ra. Vieni. Forse nella fattoria ci sono dei sopravvissuti. Sono Bayek di Siwa. Praxilla, di questa terra è impazzita. Che aveva in mente, Flavio? Sono solo poveri contadini di Siwa. Per lui era... Nenet, stai bene? Cos'è successo? I mantelli rossi e quello con la testa di leone. Hanno reclutato tutti. Contadini, anche mio figlio cade. Tutti! Poi è arrivato lui. Occhi scuri, nero come un corvo. Volevo lanciargli pietre per scacciarlo. Aveva una cosa d'oro fra gli artigli. L'ha alzata. E tutti sono morti. Alcuni per propria mano, altri uccisi dai loro cari. Contro natura. Tutti urlavano, piangevano, fuggivano, morivano. E tu come sei? Nessuno ha visto Nenet. Una povera vecchia dagli occhi stanchi. Ma io ho visto loro. Non ho urlato, mordendomi la lingua a sangue. I responsabili di questo, noi li troveremo. Sbrigati, ragazza, il corvo vola a nord alla casa della cacciatrice, così dicevano i mantelli rossi. Riporterai il mio cade? Ci proverò. Flavio ha preso anche mio figlio. Portiamo Nenet al mio carro. Puoi seguire Flavio. Devo. Per tuo figlio? Per tutti i figli. Deve mancarti molto, vero? Sei un pedere! E conduteri, sordida! È dopo vostra consumazione! Ora del giorno e della notte. Lo incontrerai di nuovo nei campi dei giunchi. Lo spero. Nenet parlava della casa della cacciatrice. Sì, Cirene. Lo splendente inizio della conquista romana. È a nord di qui. Se Flavio è là, lo troverò e distruggerò completamente il suo ca. Quando arrivi a Cirene, cerca il mio amico Diocle. Mi fido molto di lui e puoi farlo anche tu. È un magistrato, svolge le sue udienze nell'Agorà. Dagli questo. Mi auguro di liberare queste terre dalla pazzia. Sp-
Spero che tu abbia la giustizia che cerchi, Bayek. Perché il rapire cade il figlio di Nenet? La cittadella incombe lugubre sulla Cirenaica. Si dice che il generale Agrippa e Flavio si preparino alla guerra. Contro l'Egitto? Dubiti della loro ambizione? No. Non smetteranno se non li fermo. Porterò Nenet alla clinica di Balagre, a sud del tempio di Asclepio. Anche se quel posto ha già i suoi guai. Ci vedremo là se riesco. Tornato da Balagre è diventato severo e inflessibile. Mi ha chiesto le tasse per un anno. E al mio rifiuto hanno bruciato la fattoria. Sei certo che fossero uomini di Leandro? Mia moglie mi aveva giustamente detto di non contrariarlo. Odio doverle dare ragione. Leandro pagherà. Hai la mia parola. A che serve la tua parola? Ara i miei campi bruciati? Fa tornare in vita le capre? Sono stufo di te e di questa terra. Parole? Bah. E a te cosa ha fatto il nostro venerabile magistrato? Parla. Praxila dice che puoi aiutarmi. Sono Bayek. Lei sta bene? Meglio di molti altri, con Flavio che imperversa su queste terre. Ho seguito la sua scia di sangue fino a qui, da Siwa. Quindi le voci... sono vere. Si sta preparando alla guerra. Un altro oppressore. L'Egitto non avrà mai più la pace. Un'invasione dopo l'altra. Flavio trasformerà l'Egitto in un'enorme tomba. Si trova nell'Acropoli, ma è piena di romani. Spero che la fortuna ti sia amica, Bayek. Devo occuparmi del suo lacchè, il magistrato Leandro. Torna a trovarmi, se vuoi dare una mano a Cirene. Grazie, Diocle. È ora che mio figlio entri nei campi dei giunchi. Il Tempio di Marte. È bello vedere i nostri dei lontano da Roma. Proconsole Flavio mi spaventa a morte. State! Voilà! Sei davvero sicuro che io non ti senta mentre strisci nell'ombra, Bayek di Siwa? Ho seguito la tua scia di morte e di follia dalla mia patria fino ad arrivare qui. Adesso risponderai della morte di mio figlio, Romano! No, egiziano. Adesso tu ti inchinerai di fronte al tuo dio! Figlio, i miei amici! Perché non mi hai ucciso ad Alessandria quando potevi? Dovevi unirti all'ordine! Ne avevi bisogno! Ma tu hai scelto la schiavitù! L'uomo che ha ucciso mio figlio si nasconde in un altro tempio! Sai, anche il tuo amico Ezefa era davvero un testardo. Proprio come puoi. Sistema! E torno bene!
Mio figlio, Flavio! Mio figlio! Quella è l'unica cosa di cui non mi pentirò mai nella vita. Io non ti darò mai pace! La morte di tuo figlio ha fatto sì che l'ordine si inchinasse a me! Compreso Cesare! Roma era mia! Ho guadagnato un impero di migliaia di figli ed erano uno più potente dell'altro! Ah! Avanti! Finiscimi! Codardo! Sprechi il tuo tempo! Non posso farlo! Non posso farlo! Va bene così, papà. No. Io ti perderei per sempre. Per sempre no. Sarò nei campi dei giunchi ad aspettarti. Nessuno dovrà ritrovare la reliquia. Aya deve sapere che nostro figlio ha trovato la pace. Bayek. Quanto mi sei mancato. Flavio è morto. Ho sofferto ogni pena per portare via nostro figlio dalla Duat. Che muoia in pace. Possa egli percorrere i campi dei giunchi. Andrò a Roma per... A Roma? Hai ancora quelle assurde idee in testa? Ho fatto degli errori. Tu hai fatto degli errori. Aya? Stai sprecando tempo. Ah! Tu sei il famoso Magi. Fano non smette mai di cantare le tue lodi. Ho messo insieme un gruppo. Questi sono Bruto e Cassio, nostri fratelli romani. Attraverseremo il mare per ammazzare quei bastardi. Settimio e Cesare. L'ordine non è più soltanto un problema dell'Egitto. Cleopatra è ancora sul trono. Nessuno siede sul trono. I tiranni si alternano al potere. La nostra regina ci ha traditi per Roma. Non è cambiato nulla. Menfi è sotto il giogo dell'ordine. Aya, devi aiutarci. Si sono moltiplicate, ma il nostro legame ne ha risentito. L'ha voluto il destino. Ci ha mostrato che il nostro amore è impossibile. Hai ragione. Il destino ci ha chiamati. Ma noi ci avremo nella Duat. Solo ora l'abbiamo capito. Lasciamolo decidere agli dèi. Gli dèi sono morti. Dobbiamo
Dobbiamo sacrificare le nostre vite per un bene superiore. Questo dolore deve servire a qualcosa. Sbagliavo a uccidere la luce del sole. È meglio stare nell'ombra. L'Egitto è caduto. Così la Grecia. E Roma cadrà a sua volta. Tutti colpiti dal credo e nessuno lo saprà mai. Quando assassiniamo, eliminiamo solo chi lo merita. Quelle anime malate che provano a fermarci. Senza sapere chi siamo davvero. Freddi, intoccabili, poeti della morte. Sta bene. Non sono più un padre. Non sono più un marito. Non sono più un Magi. Sono un occulto. Sì. Noi siamo gli occulti. Finiamo le lacrime. Non saranno queste le tue ultime parole. E tu chi cazzo sei? Il nome William Miles ti dice nulla? L'assassino. Vedo che mi conosci. Noi, gli assassini, ti abbiamo tenuta d'occhio. È strano che un'impiegata dell'Abstergo si interessi tanto a una rivoluzione. Non hai tutti i torti. Sappiamo del tuo lavoro con l'Animus. È incredibile quello che tu e Diana avete fatto. Di. Ti hanno ingannata, vero? Sofia Ricken e tutte le sue promesse. Basta! Non voglio parlare di lei. Certo. Avremo molto di cui parlare mentre andremo ad Alessandria. Non vengo da nessuna parte con te. Beh, hai altre opzioni? Puoi venire con me, o puoi rimanere qui a giocare ancora con la morte finché non commetterai un errore. È solo questo che aspettano. Non puoi tornare alla vita di prima, Leila. E non intendo farlo. Ma potrai continuare a lavorare al progetto Animus, alla nostra versione. E con noi puoi continuare a fare le cose a modo tuo. Bene. Mi hai convinto. Non vuol dire che sto dalla tua parte. Mi basta. Che fai? Si può avere un po' di spazio, eh? Queste modifiche sono incredibili. L'idea dell'unità di dialisi è... Dovresti conoscere Rebecca. Sono sicuro che scatterebbe la scintilla. E finireste per dar fuoco a qualcosa. Sì, o a qualcuno. Se voglio evitarlo, è meglio tornare nell'Animus.